È una bella soddisfazione con l'ultimazione di questo lavoro che sta dentro il progetto Quartiere a misura di bambino e bambine, che non dimentichiamo, partito diversi anni fa, è stato ripensato e visto proprio dagli occhi delle bambine e dei bambini. Abbiamo sistemato questa parte con un intervento significativo che stava in un intervento più grande che vedeva anche la parte di Viale Mariotti, oltre qui a Sant'Orso, proprio con la stessa filosofia. Marciapiedi, attraversamenti e risistemazione ovviamente del manto stradale e tutto un insieme che sta anche all'interno di un decoro, all'interno di un quartiere. Con questo intervento termina, diciamo, tutto un progetto importante che è stato fatto con altri comuni in collaborazione con Mandolfo e anche con Senigallia, che inizialmente ha visto la luce su via Mariotti, dove abbiamo realizzato un nuovo marciapiede, una pista ciclabile, è stato rifatto dell'asfalto, quindi un percorso completamente in sicurezza, ed oggi interveniamo qui su quella che era la parte dove il quartiere a misura di bambino non era ancora arrivata, nella costituzione di una zona 30 che riguarda più vie, interessa via Galileo Galilei, via Bellandra, via Magalotti, ma anche via Sant'Eusebio, dove è continuata quello che è il tratto di pista ciclabile e dove finalmente i bambini potranno andare a scuola da soli in totale sicurezza. Prendere il bambino come parametro significa creare una città a misura di tutti, da 0 a 99 anni. È importantissimo che in queste arterie, che devono essere a bassa velocità e devono salvare la vita delle persone, sono anche il cuore delle comunità, ci sia un comportamento adeguato. Noi ci auguriamo che Sant'Orso oggi si possa davvero attraversarlo in sicurezza. Yeah.